Siccome si fa riferimento alla sensibilità ambientalista o meglio ancora da parte di qualche deputato della provincia di Taranto che si ritiene lesa dalla presentazione di questo emendamento, vorrei, sì Presidente, specificare che probabilmente chi ha parlato non ha neanche la cognizione di quello che sta scritto. Probabilmente non comprende, non sa neanche quale sia la differenza tra inquinamento e disastro ambientale. Io penso che questo emendamento sia l'unico emendamento che consente veramente e favorisca la bonifica. Per cui io ritengo che prima di lanciare accuse o allarmi vadano lette. La ringrazio. Perché io ritengo, e ho concluso Presidente, io ritengo che alla gente interessa più la bonifica che una condanna di chi inquina. Grazie. La ringrazio. Onorevole Crippa, prego. Grazie Presidente. Un richiamo al regolamento. Articolo 8. Io credo che pochi minuti fa lei abbia dato la parola al collega Brignani espressamente per un intervento a titolo personale. Ed è, credo che sia anche abbastanza non logico che lei l'abbia fatto intervenire salvo poi redarguirlo dopo aver fatto il proprio intervento. Quindi credo che sia nelle sue facoltà poter intervenire in maniera preventiva e non successiva, anche perché pochi minuti prima al nostro collega Fico lei di fatto ha vietato l'intervento perché non era il momento opportuno, mentre per il suo collega di partito Brignani, probabilmente per attinenze delle proprie idee politiche, dei propri contenuti a quello che ha detto, glielo fa fare. Noi siamo di un altro avviso, se lei è lì a fare il Presidente della Camera, credo debba attenersi alle regole in generale. Grazie. La ringrazio. Lo prendo come un accenno ironico il suo, perché è di tutta evidenza che capire che l'onorevole Brignani intervenisse non a titolo personale, ma per fatto personale, così come l'onorevole Chiarelli in questo momento ha fatto una precisazione che avrebbe potuto essere per fatto personale o a titolo personale. Di fatto si è capito nel corso dell'intervento, era già trascorso oltre la metà del tempo, quindi la ringrazio per la puntualizzazione, ma insomma francamente ecco, non credo che la Presidenza possa essere accusata di parzialità. Onorevole Ferrarese, no, se ci sono obiezioni, se ci sono opinioni di me, la ringrazio onorevole Nesci. Allora, va bene, apprezziamo anche la sua ironia. Prego, onorevole Ferraresi. Grazie Presidente, ma io posso rassicurare il collega Molteni che di certo non saranno gli imprenditori italiani ad avere benefici dalle air gun e dalle trivellazioni nei mari, ma semmai saranno imprenditori che con l'Italia non hanno nulla a che fare se non venire qui, uccidere il nostro terreno, uccidere il nostro sottosuolo e anche il futuro dei nostri figli. Gli italiani non andrà in tasca assolutamente nulla. Detto questo, è impossibile, impensabile sentire le parole alla sinistra, alla mia sinistra, di chi ha fatto collezione di leggi incostituzionali come il Lodo Alfano approvato in appena 20 giorni e dichiarato incostituzionale dalla Corte. È questo il modello di discussione che avete, per non parlare dell'atto stalinista fascista.